aeroporto Caio Largo. Eccolo qui, questo qui è l'aeromobile che ci porterà a L'Avana. Vedi ragazzi, eccolo qui, hotel Palacio San Miguel, L'Avana Vecchia. Ragazzi mia, è movida Alma de Cuba, La Habana. Buongiorno a voi, sono le 7:10 e mi trovo sulla terrazza dell'hotel Palacio San Miguel. Questa poi è La Habana che incomincia a vivere, La Habana Vecchia. Museo di arte coloniale, quello lì in fondo. Vaiero anonimo. E questa qui, ammirate che bellezza. Guardate ragazzi che vecchia Chevrolet, guarda quanto è bella. Questa è Piazza delle Armi. Vedete il brulicare di gente e gli abitanti in loco e anche poi siamo niente di meno al fulcro, dico il fulcro dei Ron e di tutta La Habana, l'edificio Bacardi. Signorita, e qui non siamo su Google a fare in tre dimensioni, qui siamo davvero. È il grande municipio della Habana Vecchia. Capitolio. Marco, ti piace fare il turista, eh? Uguale a essi. Ah, bella, yeah. Ok, si intende. De che anno è? Anos. 50. Che anno? 52. 50.
1950-51, guarda che roba, mamma mia, proprio i tempi di Al Capone, gangster. Fenomenale, ragazzi. Ragazzi, May merita tutta l'ammirazione possibile. 1926, una cosa incredibile, incredibile. Ha un secolo quasi questa macchina. Merita tutta la nostra ammirazione, come un Ferrari. Spettacolare. Mamma. Che anno è? 52. 51. Mamma mia, quella Chevrolet è... La sua è decappottabile, azzurra, gliel'ha comprata la sorella, gli ha mandato i soldi dall'Italia. Oddio, qui non è che c'è ruota, no, guarda come ci passo. Mamma mia. Piano. Mamma mia, che guarda che roba. Questa è L'Avana, questa è L'Avana, dove vai musica, folklore, gioia di vivere. Piazza de Armas, brulica di turisti. Davanti a qui c'è la Basilica di San Francesco. Allora ci andiamo. Siamo appena usciti dal Palazzo San Miguel, tra un'ora ci vengono a prendere. E che cosa facciamo? Qui vicino c'è un ristorantino tipico cubano e prima di andare via bisogna mettere qualcosa dentro, anche perché l'appetito ci è venuto dopo 4 ore che abbiamo fatto. E poi ecco tutte queste cubane che passano così, ragazzi miei. Ecco, questo qui è un collega. Ci stanno tutti quanti. Abbiamo preso questo ristorantino, ci porta una cosa locale. Come vedete non ci manca mai la musica, perché la musica, l'ho detto, è l'alma di Cuba. La signorita Irene ha ordinato due arrosti, maiale, pollo, quello che c'è, tutto loro, insomma. E niente, una birretta. Che roba, bellissimo, ragazzi, grazie ancora. Enjoy you. Un po' che lo disfrutti, buon provecchio. Questo a L'Avana, domani a Roma, oggi a L'Avana. Sono esattamente le 4:15.
per arrivare a Bari, però nel giro di Bari prima tappa Cancun, seconda Cancun Roma e poi con calma domani a mezzogiorno staremo a Roma. Havana, Alma di Cuba. Viaggio, mia cara. Al prossimo.